Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Rimini ospita De Folli questo turno di campionato che vede i padroni di casa rilanciati in classifica mentre gli ospiti al comando della graduatoria. Folli che dopo il pari ottenuto all'andata cerca di compiere lo sgambito alla capolista che si presenta a Morgani, orfana di Traini e Ambrosini mentre ne ha acquisto Capelupo, siede in panchina. Piede calcio d'inizio, un minuto di raccoglimento per il ragazzo scomparso di soli 15 anni Federico Perugini, appartenente alle giovani De Folli, da segnalare i soliti idioti perché solo così possiamo definire tali personaggi che nel minuto di raccoglimento hanno pensato bene di non commemorare il compianto ragazzo, insulti tra le due tifoserie e ferulli iniziali nel settore posto di fronte alla nostra postazione. Nella serie infischiamocene via derby delle meraviglie sotto tutti i punti di vista. Per Scotti non certamente una partita facile, oggetto di vari insulti provenienti dalla tribuna da parte della sua ex tifoseria. Al quinto Viti in corsa appoggia per il coreanese Arlotti che alza la mira, azione che parte dopo che precedentemente Scotti anticipava di pugni in uscita dall'altra parte l'attaccante Ferri. Al dodicesimo Bolini, su suggerimento di Ferri Marini, colpisce malamente il pallone spedendolo al lato, mentre 60 secondi più tardi i Rimini si proietta nuovamente in avanti con un tiro cross di Montanari su quale Bonaventura manca l'appuntamento con il gol di un soffio. Al diciottesimo, dalla conseguente punizione scaturita per opera di Brighi, Ferri Marini sfiora il bersaglio sulla traiettoria apparente la deviazione di Scotti, ma l'arbitro fa segno di ripartire con la rimessa da fondo campo. Un giro di lancette e su un versante opposto risulta tempestivo l'uscita di Bianchini a neutralizzare sotto misura Bonaventura, onde evitare il peggio. Meno pericolosa l'azione del protagonista della domenica prima con Viti che da posizione defilata tenta il destro a giro, sfera abbondantemente al lato. Al 32esimo il Folli cerca di colpire il contropiede, Speziale aggancia la sfera, appoggia l'indietro per il tiro di prima intenzione di Rapai che sfera il palo alla sinistra di Scotti. Al 37esimo bella azione dei padroni di casa con l'indemoniato Ferri Marini che serve a Rapai, tiro respinto sulla ribattuta l'attaccante spara alle stelle. Al 40esimo sempre lui, Ferri Marini, dal limite dell'area di rigore lascia partire un destro respinto da Scotti questa volta di pugno. Ma proprio al 43esimo Ferri Marini, sotto misura di testa, non tradisce l'appuntamento con il gol su perfetto assist dell'ex Sant'Arcangelo Baldinini. L'attaccante buca la retroguardia ospite, premiando gli sforzi di una forte pressione avvenuta nei primi 45 minuti di gioco. Con il risultato di 1-0, le squadre vanno a riposo. Nella ripresa, Guilherme cerca l'effetto sorpresa con un colpo di testa che finisce abbondantemente al lato. Poco dopo arriva la conclusione alle stelle ad opera di Pasquini, che aveva avuto un buon impatto iniziale ma poi pian piano si è perso. Al 15esimo c'è il solo di maglia biancorossa per Capelupo che prende il posto di Montanari. Prima di mettersi in mostra assistiamo al tiro nuovamente alle stelle, questa volta ad opera di Viti. Al 17esimo arriva il gol del Rimini, secondo pallone toccato da Capelupo, assist per Bonaventura che si invola verso l'area di rigore battendo l'incolpevole Bianchini. Per Capelupo un esordio da protagonista con l'assist filtrante proprio per l'attaccante biancorosso. Al 18esimo ancora altra palla malamente persa da Folli, azione fotocopia del gol del pareggio ma Bonaventura manda questa volta alto. 21esimo insiste Rimini, punizione di Ciccarevic, colpo di testa di Bonaventura che sbatte sul palo alla sinistra di Bianchini. Da gol di Capelupo arriva il colpo di testa dell'ex Cola, fuori di un nulla. Bonaventura questa volta serve Arlotti che dal limite dell'area di rigore alza la mira. È la volta di Ferri Marini che dall'altra parte a posizione defilata mette a lato. Finale di marca locale con un'azione manovrata che porta alla conclusione Graziani con il pallone che termina alto. I Rimini, nonostante il pareggio, allunga sulle dirette rivali e tiene a debita distanza proprio i galletti del Forlì.